Doveva essere sì, infatti, una partita dal risultato scontato, è stato invece un match vero, incerto fino al termine e piacevole anche per ampi tratti. Il Pescara si rende subito pericoloso in avvio di partita con Lamacchi. La difesa del Chievo in questa occasione riesce a sventare la minaccia. Si fa viva adesso la squadra veronese con Zauri. Il suo cross, lo vedremo adesso, viene comunque intercettato dalla difesa pescarese. Al 23esimo a sorpresa arriva il primo gol del Pescara. C'è un fallo della difesa del Chievo. Gelsi da 30 metri fa partire un siluro che si insacca alle spalle di Gianello, che nell'occasione è apparso un po' sorpreso. E con le immagini montate da Franco De Marchi siamo nella ripresa. Parte fortissimo il Pescara e in contropiede al sesto di Giannatale si ritrova tu per tu con Gianello. Tiro morbido ed è il 2-0. Il Chievo reagisce e dopo 3 minuti accorcia le distanze con Cerbone che riprende un cross dalla destra. Vedete il tocco vincente dell'attaccante. Al 31esimo ancora Cerbone in avanti, ma colpisce però clamorosamente il palo. L'assedio del Chievo continua martellante e al 38esimo arriva il gol del pareggio con Marazzina. Vedete, il punteggio sarà fissato sul 2-2, non cambierà più. Per il Chievo si tratta del saluto al proprio pubblico dopo un campionato tutto sommato più che soddisfacente.